E benvenuti a questa nuova puntata di Pedro Norma, nuovo video. Parliamo della splendida partita del Parma, una sonnolenza mortale. Primo tempo veramente pietoso, secondo tempo secondo me ancora peggio. E se non tiri non segni, perché è difficile fare gol se non tiri. Il Parma ha fatto solo un tiro, per cui... Anzi, il Benevento poteva anche fare il gol della vittoria, per cui è andata anche bene, anche se pareggio con Benevento è una sconfitta per me. Una squadra che ha pochissima qualità, secondo me, senza Kurs e centrocampo dei più scarsi Serie A, attacco, se non c'è Gervinho, non se ne ha nessuno, la difesa forse... È discreta, non tanto per i terzini, ma per i difensori centrali che è abbastanza buoni. Però è una squadra che ha mille difficoltà, posso solo parlare sterile, non verticalizza mai. Una squadra che deve andare di contropiede, se deve fare la partita non la sa fare. È inutile girarsi intorno, una squadra che ha mille difficoltà, e dobbiamo lottare secondo me fino alla fine per la salvezza, perché questa squadra è dura salvarsi così. Sentendo poi anche i commenti di Verani, di Jacoponi, hanno detto un bel Parma, secondo me si drogano perché cioè, non è dove che lo vedono questo bel Parma. Questo bel Parma in queste 10 giornate, a parte il primo tempo col Genoa e forse con l'Inter, questa squadra non ha mai giocato bene, ha dato sempre quella predominanza agli avversari di fare gioco, e quello è snervante per un tifoso, perché cioè, col Benevento secondo tempo dovessi dare l'arma bianca, invece stai là a giochi chiari, cioè, non va bene. Comunque, cioè, ieri la metà ha fatto ridere Nani, vabbè, è pietoso. Urtici anche lui non è mai, questa stagione proprio non è mai in forma. Poi c'è anche Scocciarella, ancora in alternata, Gervinho ieri inesistente, Caramo inesistente, Cornelius almeno si sbatte, io un 6 meno lo darei 5 e mezzo, 6 meno, perché almeno uno che si sbatte, certo, se non gli dai delle palle giocabili non è che lui può, non è che ha la qualità per dire ti salta l'uomo e ti mette all'incorso il pallone, no. A Cornelius gli dà le palle giuste, un colpo di testa, allora può darsi anche qualcosa fa. Comunque, la prossima colmina, che anche là, boh, vabbè. Comunque, questo è tutto. Ricordiamoci sempre Forza Parma, domenica speriamo in un miracolo e fate un po' quello che volete, va.